La revoca della delibera numero 12 dell'8 aprile del 2013 della Giunta provinciale di Nuoro, che ha stanziato 9.600 euro per finanziare la creazione di una squadra di calcio femminile, e un incontro con l'amministrazione dell'ente intermedio. A chiederlo sono, con una nota congiunta inviata al presidente della provincia Roberto De Riu, le società Nuoro Softball, Pallacanestro Nuoro, HC Nuoro, Judo Teiko, Pallavolo Nuoro, Nuoro Rugby, Free Time Club. Le società contestano la motivazione con la quale la provincia ha disposto il finanziamento attraverso l'ufficio della consigliera di parità per dare un significativo contributo alla promozione di pari opportunità nello sport. Secondo i sodalizi, anziché favorire le pari opportunità, il provvedimento è fortemente discriminatorio nei confronti di tutte le donne che praticano uno dei cosiddetti sport minori. Prima di finanziare una nuova attività in un settore come il calcio, che gode di grande visibilità mediatica, si legge nella nota: riteniamo che un ente pubblico debba porsi la priorità di sostenere le società già esistenti e con l'attività femminile agonistica di rispettabile livello tecnico. Anche perché, sottolineano i massimi dirigenti, a parte i contributi ricevuti nel 2010 dalla Nuoro Rugby, le società non ricevono dalla provincia alcun supporto economico. Per la società sarebbe stato più opportuno un coinvolgimento prima di varare il provvedimento, perché altrimenti scelte come questa finiscono per mortificare tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nella promozione dell'attività sportiva ed educativa. Crediamo che siano ben più meritevoli di finanziamento società che hanno già dimostrato attenzione all'universo femminile e che ancora di più potrebbero fare, conclude la nota, se avessero a disposizione un minimo di risorse economiche utili a superare le difficoltà quotidiane che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza.